Oh, bentornati a Mortal Roots. La notizia di oggi la prendiamo da stile.it e ci chiede: perché si tradisce? Secondo uno studio condotto alla Utrecht University in Olanda dallo psichiatra e sessuologo dello YES, Istituto di Evoluzione Sessuale, Alberto Caputo, dipenderebbe anche dal DNA. Sarai distante o sarai vicino? Sarai più vecchio o più ragazzino? Starai contento o proverai dolore? Starai più al freddo o starai più al sole? Conosco un posto dove puoi tornare, conosco un cuore dove attraccare. Vi hanno mai fatto tornare dopo un tradimento? O avete accettato un ritorno dopo un tradimento? A me no, a me mi hanno mai fatto tornare. E non ho mai fatto tornare, chiaramente, non ho mai accettato il tradimento. Comunque, secondo questo studio, una parte del tradimento dipende sicuramente dall'infelicità all'interno della coppia e l'altra dipende proprio dalla natura fedigrafa dell'uomo e della donna. L'uomo chiaramente poligamo seriale, la donna poliandrica occasionale. Ci dice poi nel suo scritto che quando all'evoluzione di uno, evoluzione personale, lavorativa, sportiva, non si accompagna un'armonica e coerente evoluzione dell'altro, la strada più semplice è il tradimento. Quindi spesso è il tradimento che porta alla chiusura del rapporto. Ricordatevi sempre che le donne hanno bisogno di sentirsi sexy, ci dice, e desiderate prima di avere rapporti sessuali, mentre per l'uomo sostanzialmente basta che la donna c'ha voglia. Quindi non dipende mai soltanto da noi maschietti, questo ce lo dobbiamo mettere nel cranio, ok? Accettare un tradimento è sempre una cosa difficile. Bisogna capire se l'amore che proviamo per l'altra persona riesce ad andare oltre e trovarsi altrove, in un nuovo equilibrio con l'altra persona. Conosco un posto dove puoi tornare, conosco un cuore dove stare. Quindi una persona che vi ha tradito può stare nuovamente nel vostro cuore? Io sono Cischi, il vostro cantacuore, questa è Mortal Roots, alla prossima strada.